Mercato, mercato perché sei l'oggetto del desiderio di tante squadre. Qual è la verità? No, la verità è che sto qua e starò qua fino a giugno. Poi magari a fine stagione se ne parlerà di qualcosa, però per il momento io sto qua e la mia testa è al campionato. Napoli o Inter, qual è la squadra che ti stuzzica di più? Ma non c'è nessuna squadra che mi stuzzica, cioè io per il momento sto qua, poi a fine stagione vedremo. Sei contento del rendimento del Pescara fino a questo momento e del tuo rendimento personale? Sì, ma io sono contento del mio rendimento, ma anche del rendimento della squadra, perché non è che siamo ultimi, siamo quarti in classifica, cioè comunque dobbiamo essere contenti. Poi le partite arrivano, cioè ce la giochiamo, poi con le vittorie magari andiamo avanti, quindi siamo quarti in classifica, non ci dobbiamo lamentare, bisogna lavorare e andare avanti. L'ultima ti chiedo e ti lascio, c'è una partita che vorresti rigiocare di quelle fatte finora, una partita che ti ha lasciato qualche rimpianto e perché? Ma sinceramente l'unica partita che veramente vorrei giocare, cioè ormai non è più questo anno, era la partita dell'anno scorso quando ho giocato col Cittadella da loro, però cioè questo anno non c'ho nessun rimpianto. Quello che hai fortemente voluto a Pescara, la ritieni una scommessa vinta al momento o insomma qualche atteggiamento nell'ultima parte del campionato ti ha un po' deluso? Ma io insieme alla società e all'allenatore abbiamo avuto fortemente tutti i giocatori che fanno parte della Pescara Calcio. Sinceramente questo modo di parlare da sinceramente Leone è voluto fortemente. Monachello è un giocatore che non è che vuole fortemente Leone. L'ha voluto l'allenatore, ha voluto la società, l'hanno voluto tutti. L'abbiamo condiviso con tutti, come tutti i giocatori che sono a Pescara sono stati condivisi da tutti. Quindi per me questi ragazzi finora hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ci hanno portato prima in classifica, oggi siamo terzi, e il bilancio finora è positivo. Io poi le altre cose sinceramente sono discorsi che fanno altri, fanno addetti lavori, e è giusto che sia così. Il mercato non ti chiedo nulla Luca perché tanto so che non mi dici niente, quindi buon Natale e felice anno nuovo. Ripeto, non è che ne voglio dici solo parlare. Se Scamacca ti piace ancora, dai, ti interessa ancora. Ma Scamacca non è che piace a me, Scamacca è un giocatore nazionale under 19, vice campione d'Europa, non è che lo devo scoprire io, non lo scopre nessuno, è un giocatore forte come ci riproverai. Giovani, come tutti i giovani della nazionale, come Capone, come Zaniolo, erano i giocatori che abbiamo visto tutti, non è che non ci vuole uno scienziato per scoprirli. Tanti auguri Luca.